adesso andiamo a vedere i tributi pagati sulla busta paga contro i tributi pagati con una partita IVA da forfettario tutte le volte che utilizzo un collaboratore. Adesso che abbiamo calcolato i tributi pagati dall'SRL, sia nel caso di un collaboratore assunto con busta paga, sia nel caso di partita IVA da forfettario, possiamo paragonarli considerando il compenso lordo di euro 25.000 euro. Ho voluto prendere un compenso lordo di euro 25.000 euro in quanto ipotizzo una collaborazione simile al tempo pieno, come abbiamo già detto prima. E i dati in sintesi sono questi, ok? Sono proprio i due dati calcolati in precedenza. I tributi pagati sulla busta paga dell'SRL e dal dipendente sono pari a 11.270,50, mentre i tributi pagati con la partita IVA, da forfettario sono pari a 6.235.000 euro. Quindi è ovvio che la partita IVA forfettaria permette di pagare meno tributi al lavoratore e quindi indirettamente per me come imprenditore di SRL mi può comportare un costo complessivo minore, ok? Perché se io do comunque la stessa cifra al mio collaboratore, questo prenderà più soldi, quindi sarà più contento di lavorare e riesco a gestire meglio la mia azienda. O comunque, nell'altro caso, sapendo che lui, diciamo, risparmia, io potrei dargli la stessa cifra netta pulita a lui, però in realtà pagare di meno, appunto perché all'interno, nella sua posizione fiscale, ci sono meno, diciamo, tributi, ok? E quindi questo vuole dire che anche se ci sono delle norme fiscali che non ricadono direttamente a me come imprenditore con un SRL, comunque ci possono essere delle norme che possono dare vantaggio appunto ai miei collaboratori e quindi io, imprenditore, devo fare la scelta fiscalmente migliore per la mia SRL. Ok? Perfetto. Dunque, il lavoratore riceverà più soldi, appunto, se lavorerà con te con la partita IVA da forfettario. Sia il collaboratore sarà più contento di lavorare per te perché riceverà più soldi, sia tu sarai contento perché l'SRL non paga i contributi INPS a carico dell'azienda per il collaboratore, ok? O comunque in generale potrebbe dare lo stesso netto al lavoratore e comunque pagare di meno. In tutti i casi puoi anche mantenere una situazione in cui sia la tua SRL sia il collaboratore prendono più soldi, decidendo di dividere il vantaggio fiscale che avete dalla collaborazione utilizzando una partita IVA da forfettario nel caso. Ok? Perfetto. Adesso, visto che abbiamo visto che la convenienza fiscale in termini, diciamo, numerici è a vantaggio della partita IVA da forfettario, bisogna anche capire in quali casi utilizzare uno strumento o l'altro. Questo perché in determinate situazioni si possono utilizzare entrambi gli strumenti, no? In determinate situazioni comunque si può utilizzare uno o l'altro e quindi dobbiamo capire come utilizzare questa partita IVA da forfettare al meglio perché è lo strumento che ci permette di pagare meno imposte e contributi. Quindi andiamo a vedere in quali casi puoi utilizzare al meglio il collaboratore con la partita IVA da forfettario senza che questo sia considerato un lavoratore in nero. Perché questa cosa? Perché ipotizziamo, se noi dovessimo andare a prendere un gelato e ci servono il gelato, eccetera, queste persone che lavorano dentro al bancone o comunque anche ad esempio all'interno di un supermercato non possono lavorare con la partita IVA, ok? Quindi questo è un esempio per mostrarti che le collaborazioni, ovviamente, per alcune sei obbligato ad avere una busta paga. Bene, però sempre questa gelateria, esempio, può avere delle persone che gli scrivono del contenuto per appunto acquisire clienti o gli fanno un lavoro, esempio classico, le sponsorizzate su Facebook, eccetera. Ecco, queste cose, siccome non devono essere svolte da un collaboratore, diciamo che è presente fisico in azienda, eccetera, ma sono cose che può fare il lavoratore autonomamente da casa in un certo senso, ecco che queste cose possono essere fatte, queste ultime cose appunto, possono essere fatte con una collaborazione con la partita IVA da forfettario. Quindi noi non dobbiamo utilizzare nel senso negativo la partita IVA da forfettario, ma dobbiamo utilizzarlo solo in specifici contesti che vediamo qui di seguito. Adesso che ti ho mostrato che utilizzare il regime della partita IVA con il regime del forfettario è importante, o comunque è utile per te, ovviamente, sotto un punto di vista di riduzione delle imposte, devi stare attento ad evitare di utilizzarlo come sostituto completo, comunque totale o sempre, del lavoro autonomo subordinato, sia con la busta paga. Questo in quanto l'ispettorato del lavoro potrebbe contestarti che il collaboratore sia da assumere con busta paga, non riconoscendoti valido il rapporto con la partita IVA da forfettario, ma peggio di tutto, obbligarti magari a pagare le sanzioni salate per lavoratori in nero. Sei obbligato ad utilizzare un contratto di lavoro da dipendente nel momento in cui il collaboratore può lavorare solo con le
tue direttive, è costretto a lavorare a contatto con il pubblico presso il tuo negozio e magari stabilendogli anche tu gli orari di svolgimento del suo lavoro. Quindi se di fatto lui deve lavorare appunto alle tue direttive in certi momenti del giorno, come ad esempio, faccio un esempio stupido, lavorare in fabbrica, esempio, ok, anche lavorare in un supermercato, in una gelateria, eccetera, queste cose sono operazioni che vanno a contatto col pubblico presso i tuoi locali in specifici momenti e tu per giunta gli coordini il lavoro, gli dici te quando deve venire. Ecco, questa cosa qui ovviamente possiamo farla solo con il contratto diciamo di lavoro, ossia con la busta paga. Dunque, il collaboratore con la partita IVA da forfettario può essere attivato prevalentemente per tutte quelle collaborazioni di mansioni che tu puoi delegare al collaboratore e che lui può fare stabilendo egli stesso autonomamente gli orari e l'esecuzione dei lavori. E questo è un esempio molto semplice, quanto comunque è rappresentativo della realtà. Se tu hai una gelateria e devi avere qualcuno che in qualche modo ti fa delle sponsorizzate in qualsiasi social network per acquisire contatti lì di quella zona, eccetera, 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 oppure un consulente, eccetera, 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 ecco che queste sono attività che sono fatte a progetto, ossia è lui, il collaboratore, che sceglie quando farlo, nei suoi orari, nei suoi, diciamo, luoghi di lavoro, eccetera, ed ecco che qui tu puoi benissimo utilizzare la partita IVA da forfettario anche in questa condizione, anche se tu hai una gelateria e quindi sei obbligato per altri collaboratori a doverli assumere con una busta paga. Per esempio, tu puoi avere delle collaborazioni con partite IVA in caso di, diciamo, di vendite, esempio, oppure di amministrazione varia fatta volendo anche da casa, o comunque tutte quelle mansioni che appunto puoi fare da casa senza la supervisione dell'imprenditore o che sia costretto lui, cioè il tuo collaboratore, ad essere presente nei tuoi locali dove si svolge il lavoro. Sono tutti lavori appunto che puoi affidare ad un collaboratore che è una partita IVA da forfettario in questo caso. Quindi tutti quei lavori che tu puoi dare a progetto in un certo senso ai terzi, ok, che non devono venire presso i tuoi locali e lo fanno autonomamente per i fatti loro, ecco che qui tu puoi utilizzare la partita IVA da forfettario. Al contrario, per esempio, farlo lavorare in una fabbrica oppure al contatto con il pubblico in un ristorante ti obbliga ad assumere il tuo collaboratore con una busta paga. Ecco, mi stavo anche dimenticando il ristorante classico, però ovviamente chi va a servirti al tavolo no, non può lavorare con te con una partita IVA, ma deve essere per forza assunto con busta paga. Bene. Rispettando questa cosa, comunque puoi benissimo utilizzare il collaboratore con la partita IVA da forfettario, quindi se questo collaboratore lavora autonomamente può benissimo collaborare con te con una partita IVA e quindi consentire a te ed a lui di tagliare i costi e le imposte senza rischiare le sanzioni per lavoro in nero, ok? Quindi se rispetti questo requisito puoi utilizzare la partita IVA e quindi per lui puoi effettivamente migliorare l'efficacia fiscale. Siccome tutti e due questi strumenti hanno vantaggi e svantaggi, ho deciso di condividere con te come utilizzare entrambi questi strumenti in modo che tu possa utilizzarli nel momento in cui ti fanno risparmiare più tributi possibili, prendendo il maggior numero di bonus fiscali e bonus contributivi. È anche vero comunque che ovviamente la busta paga ha determinate specifiche situazioni in cui può essere migliore rispetto alla partita IVA come forfettario, ok? Quindi qua ti elencherò degli appunti che mi sono fatto io e che servono agli imprenditori per scegliere quando è più conveniente prendere una posizione o l'altra nel momento in cui vanno a calcolare con più precisione il carico contributivo che questi pagano nell'ambito di questa collaborazione. Siccome questi due strumenti hanno vantaggi e svantaggi, voglio proporti una piccola soluzione fiscale che ti permette di avere, nel caso, i vantaggi di entrambe le posizioni, ok? Quindi qual è il modo migliore di utilizzare insieme sia i vantaggi della partita IVA con il forfettario e sia anche la busta paga al fine di tagliare il maggior numero di tributi e prendere quindi il maggior numero di bonus previsti dalla legge? Andiamo a vederlo. La risposta è essenzialmente semplice. Siccome tutti e due gli strumenti visti in precedenza in questa circolare hanno dei vantaggi fiscali e contributivi, ti propongo una procedura per poter utilizzare entrambi nel modo migliore. Per prima cosa, per i primi 3 anni, puoi iniziare la collaborazione con il collaboratore facendogli utilizzare il regime della partita IVA con il forfettario. In questo modo il collaboratore ha un'imposta sul reddito del 5%, okay? I contributi comunque sono più bassi, chiaro, e non paga ancora per i primi 3 anni l'aliquota d'imposta più alta. Okay? In più, dall'altro lato, l'SRL ha il vantaggio che puoi interrompere il rapporto con il lavoratore con molta facilità senza dover pagare, nel caso, eventuali contributi maggiori per il licenziamento. Okay? Quindi in una prima fase
Nel caso si può collaborare con questo soggetto, con questo collaboratore, con la partita IVA da forfettario, lui prende alla fine più soldi perché paga meno imposte e noi come SRL abbiamo un rapporto molto più flessibile, cosa che è vantaggio anche per noi. Dopo i 3 anni, ok, direi che il rapporto tra la SRL e il tuo collaboratore è diventato solido tendenzialmente. Quindi la collaborazione con il collaboratore è certa e puoi valutare di iniziare a collaborare anche con una busta paga, ok? Quindi in un primo momento partita IVA, ok. Successivamente, dopo 3 anni, ok, questo soggetto dovrebbe pagare un po' più di imposte, ma comunque direi che il rapporto è in qualche modo di fiducia, il rapporto di fiducia è più solido e quindi è possibile nel caso valutare anche una busta paga. Bene, ti consiglio di iniziare prima la collaborazione con il collaboratore, con il regime del forfettario e solo dopo di valutare la busta paga, perché questo è consentito dalla legge, ossia non è possibile fare il contrario. Prima di tutto noi possiamo avere una collaborazione con una persona, con la partita IVA e poi nel caso dopo assumerlo, perché il contrario non si può fare, cioè io lo posso per carità assumere prima e poi dopo trasformarlo tra virgolette con partita IVA, però questo non ha più il beneficio del regime del forfettario, quindi si può fare solo in questo modo: prima collabori con lui con la partita IVA da forfettario, solo dopo comunque nel caso lo assumi con la busta paga. E ovviamente anche qui il fatto di averlo come busta paga dipende dalla situazione in cui si trova, diciamo, il collaboratore. Cioè può avere vantaggio anche in un successivo momento di avere un rapporto con il collaboratore con la busta paga in sostanza. Infatti il vantaggio che risiede per il collaboratore per avere un rapporto, o meno, nell'avere un rapporto con la busta paga con l'SRL è il fatto che questo può beneficiare di determinati bonus, come ad esempio l'ex bonus Renzi o le detrazioni d'imposta per i quali insomma rendono il reddito fino a 8-12 mila euro di fatto senza il pagamento delle imposte, ok? Oppure ci possono essere, esempio, altri benefici in capo del lavoratore, appunto perché magari può avere la disoccupazione in un futuro, ok? Mentre per SRL il vantaggio di avere una busta paga, per quanto possa essere una cosa contenuta, eccetera, è che nel caso in cui il lavoratore alla fine fosse in malattia, no, una parte della malattia la può pagare, diciamo, l'INPS, ok? O magari anche gli infortuni, eccetera, oppure magari ci possono essere dei benefici contributivi all'assunzione, oppure nel caso anche utilizzare i famosi rimborsi spese forfettari chilometrici. Quindi è anche vero che in un rapporto di busta paga ci sono questi vantaggi, cioè i bonus collegati ai familiari a carico, eccetera eccetera eccetera, i rimborsi spese forfettari chilometrici, e queste cose possono essere utilizzati solo quando hai la busta paga con il collaboratore, non possono essere utilizzati dalla partita IVA da forfettario. Insomma, non si può fare il contrario, ossia prima utilizzare la collaborazione con la partita IVA, solo dopo con la busta paga. E prima di passare alle conclusioni, ovviamente è importante comprendere come puoi tagliare le imposte solamente utilizzando la legge, ma adattandola al tuo caso specifico, ok? Cosa che comporta di dover analizzare sia parametri numerici che abbiamo fatto prima, sia anche parametri non numerici. Quindi, in generale, il risparmio vero, o almeno ancora meglio, la situazione che per te è ideale, non è solo dovuto a un parametro numerico, ma anche dovuto a parametri magari non numerici che devi valutare e che ti provo a proporre qui di seguito, oltre a quelli che hai già visto in precedenza in sostanza. Quindi quali cose devi valutare per comprendere quale strumento è per te il migliore tra la busta paga e la partita IVA come forfettario per tagliare le imposte dei contributi? Andiamo a vederlo. Prima di concludere questa presentazione e consentirti di utilizzare questi strumenti per tagliare le imposte, è importante essere consapevoli del fatto che per comprendere quale scelta è migliore per te devi anche conoscere altri elementi fiscali che devi adattare alla tua specifica situazione fiscale quando vai a fare i calcoli di convenienza insieme al tuo commercialista. Ovviamente ricordati che con la busta paga puoi utilizzare anche l'ex bonus Renzi oppure le detrazioni d'imposta che ti fanno annullare il reddito fino a una certa soglia, fino a 8-12 mila euro. Puoi avere appunti familiari a carico e sono buoni, cosa che non può avere il forfettario. Puoi avere i rimborsi chilometrici, i rimborsi forfettari, hai nel caso un'indennità di malattia, di maternità o comunque l'infortunio e così via. E in ultimo caso, anche se magari è raro per noi, la cassa integrazione. Tutti elementi che possono andare nel caso anche a vantaggio della SRL e anche del collaboratore, perché una parte dei sussidi comunque sono a carico
dello Stato, ok? O comunque anche nel rimborso forfettario chilometrico sono somme che per l'azienda sono un costo, ma per il lavoratore sono esenti, quindi anche il lavoratore può beneficiare di più tanto quanto la SRL stessa. Seconda cosa che devi considerare, tutte le volte che vuoi assumere un dipendente, verifica se ci sono riduzioni contributive per particolari situazioni lavorative. Se paghi meno contributi, appunto perché ci sono delle agevolazioni sulle assunzioni in generale, il calcolo di convenienza deve partire da un compenso lordo annuale minore, quindi per te questa cosa si trasforma in maggior utile. Altra cosa da considerare, con la busta paga è più difficile interrompere il rapporto rispetto ad una partita IVA con il regime del forfettario, quindi devi essere consapevole di questa cosa ed è per questo che io ti ho consigliato di instaurare dove puoi un rapporto con busta paga solo magari dopo qualche anno, ok? Inoltre, se sei tu a licenziare il dipendente con busta paga, anche in caso di giustificato motivo dovuto alla riduzione del fatturato, allora dovrai pagare ulteriori contributi per finanziargli parte della disoccupazione, cosa che ti farà aumentare i costi. Quindi è anche vero che la busta paga è uno strumento un po' particolare, ok, in cui il rapporto è più diciamo blindato, ok, e soprattutto ci possono essere determinati contributi che devi pagare, ad esempio per la disoccupazione, cosa che ti fa aumentare i costi, e questa cosa la devi valutare, quindi devi in qualche modo prendere solo i collaboratori che veramente si adattano maggiormente alla tua azienda. Quarto punto, ricordati che con la busta paga, in qualche modo fino a 8.000 o più 1.000 euro, non si pagano le imposte, si pagano solo i contributi. Invece il regime del forfettario comunque ha il problema che anche per importi di fatturato contenuto, comunque lì sopra si devono sempre pagare le imposte e contributi, perché il fatturato di una praticamente alla fine partita IVA con il regime del forfettario è quella cosa che determina poi il reddito, perché non ci sono costi. Quindi un lavoratore che lavora con te con la partita IVA da forfettario con un reddito contenuto pagherà sempre le imposte. Invece tecnicamente un collaboratore con busta paga che ha con te un importo di compenso contenuto, diciamo, è vero che dovrà pagare i contributi sempre, però non paga le imposte, quindi per lui questa cosa potrebbe voler dire avere più soldi rispetto che la busta paga, e questa cosa la devi calcolare nello specifico, nella posizione, quando tu farai questa specifica scelta. Quinto punto, e con la partita IVA ricordi che il collaboratore dovrà pagare gli acconti dal secondo anno successivo. Altra cosa che magari dovresti avere in generale è che nella partita IVA c'è un meccanismo di saldo conto che tu dovrai pagare durante la tua, insomma, dichiarazione dei redditi. E quindi sono cose che un po' il collaboratore deve un po' informarsi. Quindi tendenzialmente il collaboratore deve un po' metterci del proprio per conoscere questi meccanismi ed evitare di capire, insomma, di comprendere, o almeno di pensare, no? Di pagare troppe imposte più del dovuto, perché ci sono delle imposte da pagare sia a saldo, ma anche delle imposte da pagare come acconto per l'anno, che poi saranno ovviamente un credito per l'anno successivo. Quindi ci vuole anche un collaboratore che abbia un pochettino voglia almeno di capire dei ragionamenti base che ci sono nell'ambito di un rapporto con la partita IVA e non con busta paga. Ok? Perfetto. Ora siamo arrivati alla conclusione. Grazie a questa presentazione hai compreso come avere dei nuovi collaboratori con una specifica procedura per tagliare le imposte e i contributi, utilizzando il regime della partita IVA come forfettario ed i bonus tributari riconosciuti alla busta paga, in modo da sfruttare al meglio i benefici previsti da legge previsti per questi due strumenti. Ora ti ringrazio dell'attenzione, mi raccomando iscriviti al canale YouTube Commercialista Calisti, metti un mi piace e lascia un commento, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ciao, a presto! Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!